problema che in un primo momento non ci siamo posti, nel senso che Fausto non me l'ha proprio posto. Io ho fatto il provino, diciamo, cercando di essere più neutro possibile. Infatti a provino il personaggio non aveva questa leggera impressione che poi nel film ha. Quando poi io mi ha preso e sono andato ad Ovada, dovevamo cominciare tipo una settimana dopo, sono arrivato il primo giorno e abbiamo fatto una lettura con tutti gli altri. Tutti gli altri sono tutti di là, poi comunque piemontesi, quasi tutti, chi genovese, chi torinese. Io volevo morire perché veramente dico, ma io come faccio a parlare con questi? Ma come cavolo si fa adesso? E allora ho detto, vabbè, qui toccherà fare un po' una cosa. Così, un pochino mi strada. Mi veniva in milanese, però non so come. No? Anche adesso. Ma anche nel film, il personaggio, cioè se uno vuole fare un'analisi precisa, il personaggio ha un accento nordico che ogni tanto scivola sul milanese, ogni tanto sul genovese, sul torinese. Però non è importante, secondo me, non ce ne preoccupiamo perché è del nord o comunque non stona, ha una musica che penso mi andrebbe, scusate, ha una musicalità che non stona con quella degli altri e questo era era molto importante, cioè riuscire a sembrare uno di loro senza che però l'attenzione si focalizzasse sulla performance dell'attore che fa una lingua, che recita in un'altra lingua. Questo sarebbe stato sbagliatissimo, soprattutto per il personaggio di Gianluca, proprio per lo stesso motivo di cui prima vi parlavo, cioè sul fatto che non è un personaggio archetipico, non è uno che lo guardi, è rosso, è. Proprio per la sua modernità sarebbe stato sbagliatissimo vedere l'attore che fa un po' di Brignano facendo a uno, una cosa un po' da aspettarsi. Senti, fra i personaggi.